Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Diamo una rapida occhiata ai titoli di oggi. Diretta e DPC. Dopo Altolà della Sifo, Cossolo chiarisce la posizione delle farmacie territoriali. Diamo un pacco alla camorra. Federpharma sostiene il progetto di cittadinanza attiva Campania. Banco farmaceutico. In 539.000 rinunciano alle cure nel 2018. Pharma Academy. Eletta la dirigenza della fondazione. Il presidente di Federpharma Nazionale, Marco Cossolo, interviene in merito al dibattito sulla distribuzione diretta e per conto del farmaco, scatenato da Simona Serao Creazzola, presidente della SIFO. Giustamente la SIFO, precisa Cossolo, ribadisce la necessità di utilizzare come criteri per valutare l'efficacia dei diversi modelli distributivi dei farmaci la sicurezza delle cure e l'equilibrio del sistema, nell'ottica di perseguire l'appropriatezza d'uso dei medicinali a carico del Sistema Sanitario Nazionale, obiettivo comune dei farmacisti ospedalieri e non. Tuttavia, è sempre più frequente il caso che in farmacia vengano cittadini che vorrebbero riconsegnare ingenti quantitativi di medicinali consegnati da ospedali o ASL, impedendo così al farmacista il monitoraggio dell'aderenza alla terapia del paziente. È quindi evidente, secondo Cossolo, che nel modello di distribuzione diretta ci siano delle falle che vanno monitorate e corrette, che spesso sono il risultato di scelte politiche che puntano ad affidare alle strutture pubbliche anche la distribuzione di medicinali di uso comune. Per questo Federpharma ha chiesto alle farmacie di comunicare i casi in cui i cittadini tentano di riconsegnare medicinali inutilizzati per fornire ai decisori strumenti per verificare in modo corretto aspetti positivi e negativi dei vari modelli distributivi. Cossolo ha poi confermato l'interesse di Federpharma a continuare a collaborare con SIFO per integrare il modello elaborato in collaborazione con l'Istituto Sant'Anna sull'economicità del processo distributivo e l'equità nell'accesso ai farmaci. Cittadinanza Attiva Campania ha promosso, con la collaborazione di Nuova Cooperazione Organizzata, un progetto denominato Diamo un pacco alla camorra, percorso di sostegno ad aziende e cooperative sorte su terreni sottratti alla camorra e che impiegano oggi decine di ragazze e ragazzi che cercano di avviare percorsi di vita legali e di sottrarsi alle file della criminalità. Il Consiglio di Presidenza di Federpharma ha accolto volentieri la proposta di cittadinanza attiva Campania e provvederà all'acquisto di un certo numero di confezioni contenenti i prodotti delle cooperative sociali che verranno utilizzate dalla Federazione per gli omaggi natalizi. Nel 2018 in Italia sono state 539.000 le persone povere che non si sono potute permettere cure o farmaci di cui avevano bisogno, una fetta di popolazione che corrisponde al 10,7% dei poveri assoluti italiani. E quanto emerge dal rapporto 2018 Donare per curare, povertà sanitaria e donazione farmaci, realizzato dall'Osservatorio Donazione Farmaci della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. La richiesta di farmaci, 993.000 nel solo 2018, è aumentata del 22% nel quinquennio 2013-2018. Farmaci per il sistema nervoso, per l'apparato muscolo-scheletrico, per il tratto alimentare, per l'apparato respiratorio e le patologie dermatologiche, quelli maggiormente richiesti al banco farmaceutico. Altre 3 milioni di persone, invece, hanno limitato le spese per visite e accertamenti. Le famiglie povere destinano alla salute solo il 2,54% della propria spesa totale, contro il 4,49% delle famiglie non povere. Tra i relatori del rapporto 2018 anche il presidente di Federpharma Nazionale Marco Cossolo, che ha sottolineato l'importanza e l'utilità del progetto di recupero dei farmaci validi non scaduti. Si concretizza il progetto che ruota attorno a Pharma Academy, la fondazione promossa da Fenagifar e Fofi, dedicata alla formazione continua con particolare attenzione alle nuove leve della professione. Si è infatti provveduto all'elezione delle cariche direttive. Alla presidenza della Fondazione va Maurizio Pace, segretario della FOFI, alla vicepresidenza Davide Petrosillo, presidente di Fenagifar, segretario e Paolo Gerosa. Questa era la nostra ultima notizia per oggi. Federpharma Channel vi dà appuntamento a domani con una nuova edizione dello spazio dedicato all'informazione.